Eccomi con la preparazione del pranzo. Come prima cosa ho messo a bollire un pochino d'acqua che mi servirà per fare un risotto. 60 grammi di riso che saranno 148 grammi da cotto, riso ribe, parbolè. Questi sono 40 grammi di parmigiano, mezzo bicchiere di vino bianco. Io ho un bicchiere alla settimana che non consumo abitualmente i pasti, quindi ok, posso inserirlo per cucinare e 150 grammi di fragole. Per insaporire non ho il dado vegetale, quindi aggiungerò al risotto questo mix di aromi e un pizzico di sale. E poi a freddo in ultimo aggiungerò la rucola. Ho già assaggiato due foglioline con una fragola e l'abbinamento mi piace molto. Questo pizzicore col dolce che si uniscono, mi piace, poi vi dirò. Questo è il mio cucchiaio di olio Evo, adesso vado a portare la padellina sul fuoco e poi butterò il riso. Ecco, adesso lo lasciamo scaldare un attimino e farò tipo un risotto classico, ovviamente con le variazioni del caso. Ecco, vado già a unire il riso perché ci mette un attimo a scaldarsi un cucchiaio di olio. Ok, allora un attimino, poi vi peso il piatto completo di tutto quanto viene e pubblicherò la foto del piatto. Ecco qua, poi chissà, magari la pubblicherò anche come video ricetta sul canale YouTube, che vi ricordo sempre potete accedere da YouTube ma anche dal link sotto la mia foto profilo qua su Instagram, c'è un link. Basta schiacciare lì e si può accedere al canale YouTube. Poi se volete iscrivervi anche al canale per seguirmi per le altre ricette, siete i benvenuti. Ok, vado ad aggiungere il mio mezzo bicchiere di vino bianco. Lascio sfumare. Ecco qua. Quindi posso già aggiungere centocinquanta grammi di fragole, che sono quelle che non ho mangiato a colazione perché non avevo voglia stamattina. Allora, mentre facevo le mie pulizie giornaliere, ho detto: ma quasi quasi, perché no? Facciamo un bel risotto ed eccomi qua. Quindi pranzerò con questo risotto alle fragole. Voi mi sa che siete più per i salati, vedo dai vostri dai vostri like, dalle vostre interazioni. Vediamo se questo risotto vi piacerà l'idea. Semplice, semplice, dai. Vediamo, eh? Proviamolo. Proviamolo e vediamo. Che secondo me con quel pizzico di rucola piace anche a chi ama i salati. Quindi la nostra acqua bolle, possiamo aggiungere da portare a cottura poi il risotto, piano piano. Ok, e aggiungerei a questo punto anche gli aromi per insaporire il tutto, visto che non ho fatto il soffritto, per non appesantire appunto il piatto, vado ad aggiungere questo mix di aromi e quel pizzico di sale. Il mix di aromi comprende un trito, una macinata, di alloro, rosmarino, un pizzichino di aglio, il timo, queste sono, ecco, le piante aromatiche di questo mix. Intanto ho grattugiato i miei 40 grammi di parmigiano, che non sono pochi, renderanno questo risotto molto cremoso, oltre che saporito, e lo renderanno un piatto unico. Alla fine abbiamo messo tutto, i carboidrati del riso e le proteine del parmigiano, i carboidrati del riso, le proteine del parmigiano e le fragole, quindi con la rucola i vegetali, diciamo così. E vabbè, le fragole ci permettiamo di aggiungerle perché, appunto, mi permetto di aggiungerle perché non le ho poi mangiate a colazione o comunque per lo spuntino di metà mattina. Ecco qua.
A questo mondo mangiamo troppo. Mi sa che l'acqua che ho messo a bollire è tanta, perché effettivamente le fragole rilasciano la loro acqua anche, quindi vabbè, tanto è acqua, anzi adesso lo spengo così non consumo il gas, perché tanto l'importante è che sia caldo, altrimenti blocca la cottura del riso. Quindi l'importante è che il brodo, l'acqua che usiamo per cucinare i nostri risotti, sia sempre calda, bollente. Ecco, adesso aggiungo un altro pochino d'acqua, anche se vedo che appunto, però io credo che almeno 2-3 mestolini per 60 grammi di riso servono, così vi regolate meglio di me nel far scaldare meno acqua. Quando sarà cotto andrò ad aggiungere appunto questi 40 grammi di parmigiano e poi a crudo in ultimo la rucola. Poi lo impiatto, faccio la foto e basta. E mangio, poi mi preparo e vado al lavoro. Ok, ci siamo. Cottura ultimata, quindi spengo il fuoco, aggiungo i 40 grammi di parmigiano grattugiato. Ok, questo lo useremo poi per l'impiattamento. Anzi, fammene tenere un pochino indietro. Ok, diamo una bella mescolata. Guardate come diventa tutto blu cremoso. Tutto che burro che. Beh, dai, cambia un pochino, ma non si può. Tutti i giorni non si può. Fa male. Allora, quindi reso bello cremoso il risotto. Adesso aggiungo parte della rucola. Guardate che bei colori, a me il rosso con il verde mi piace tantissimo. Ok, adesso vado ad impiattare il mio risotto. A dopo. Ecco, comunque è molto buono, bello cremoso. È buono, molto buono. Non pensavo. Non l'avevo mai mangiato con le fragole, è la verità.